io non farei tanto, tanto il figo. Tant'è che a un certo punto si fermano. Poi vi parlavo. È stata fermata, no? 2 settimane fa. E quando sono stati fermati 2 settimane fa a Sheriff e Onizuka, la gente ci conosce benissimo perché sapete tutti benissimo che cosa succede a San Siro tra noi e loro. Gli vengono tolti 7 punti dalla patente più una multa di 600-500 euro perché era passato col rosso. Il problema è che non era vero, non è passato mai col rosso e si è trovata questa scusa qua, no? Tant'è che ieri mi fermano, quindi a un certo punto iniziano a controllarci tutto il veicolo, no? E ci dicono, questo non è norma, questo non è norma, questo è di qua e di là. Però, vedi, Shiro sta scrivendo ora che gli hanno tolto 12 punti della patente, così, perché era passato col rosso, cosa che non era vera, solo perché aveva detto di essere un amico di Rondo. Cosa succede quindi? Ieri ci iniziano. Guarda, io ho qua tutti i fogli, voglio coprire le cose. Polizia di Stato. No, non è lo smalto comunque. Mi sono chiuso la porta nella. Mi sono chiuso il dito nella porta. Io non uso lo smalto, ragazzi. Vabbè, fatto sta. Cosa succede? Ci fermano, ci fanno stare un'ora lì fuori. E vengo accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, a cose che non ho mai fatto solo perché mi chiamo Rondo, capito? Solo perché io sono Rondo e da loro vengo visto come una persona che incita all'odio e che incita ai ragazzini a delinquere e ad andare contro le istituzioni. Io non sono una persona che fa questo perché ovviamente io canto, non sono una persona che si alza la mattina e vi dice: bene ragazzi, andate a far questo, andate a insultare quello, andate a insultare questi. Ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita e di certo non è che se vede un video su internet vuol dire che deve andare a fare questa stessa cosa. Fatto sta che veniamo fermati. E ci iniziano a dire questo non è regola, questo non è di qua, questo non è di qua, questo non è di qua. Tant'è che veniamo multati per essere senza la mascherina, noi la mascherina ce l'avevamo tutti e due. E poi, nel senso, se siamo a fare benzina alle 2 di notte con nessuno in giro per Milano, cioè io chi dovrei infettare? Chi infetto? Anche io che è di fianco a me. Una cosa stupida. Fatto sta che ogni volta che ci vedono ci fanno di tutto per mettercela nel culo. E sai cosa mi dicono tutti? Ma tu dovresti star zitto e farti i cazzi tuoi. Sapete cosa penso? Che io non starò mai zitto. E che siete fortunati che ieri non ho fatto una diretta, perché se io facevo una diretta, voi oggi eravate tutti senza lavoro. Dal primo all'ultimo. E veramente siete fortunati che giuro, giuro su mia mamma che veramente su mia mamma che è l'unica cosa cara che ho, che avevo l'1% e non ho potuto fare la diretta. Tanto che si è messo anche io a fare una diretta e gli hanno tolto il telefono subito. Fatto sta che se io mi pongo bene con te e mi controlli, che senso ha che in 8 venite dopo a farci la festa, a dirci questo, questo, questo? Anche io gli avete tolto 5 punti della patente, anche io, un ragazzo che si sbatte il culo dalla mattina alla sera per farsi 2 soldi che viene da Lucca, neanche viene da Milano, incensurato, non ha mai fatto niente nella sua vita, è un produttore. Cioè, che senso ha che vai da lui, gli togli 5 punti della patente, gli fai una multa di 700 euro? Controlli gli specchietti, guardi le ruote e fai tutto apposta, cioè nel senso dove volete arrivare? Cioè che senso ha fare tutte queste cose? Quindi io dico, io non starò mai zitto,
Mai, mai nella mia vita. E un'altra cosa, anche agli ops che mi guardano, siete l'ultima cosa di cui io dovrei preoccuparmi. Perché capito, io ho 18 anni, no? Come ben sapete tutti, sono odiato da molte persone. Molte persone magari mi dicono: ah, ma tu dovresti star zitto, non sei nessuno, dici solo cazzate, dici questo, dici quello. Però fatto sta che io non starò mai zitto e la prossima volta che mi fermate io farò una diretta. Proprio 100%. Comunque, questi sono i fogli di ieri. Ogni volta che ci vedono ci fanno la festa. Come ben sapete, a Neymar l'hanno riempito di botte. Così a caso, Renzo Amagna è venuto da me, capito? Io ho visto Neymar, amico, un mio amico, l'ho visto il giorno dopo, tutto aperto in faccia, e mi fa: la polizia mi ha picchiato, capito? Noi non raccontiamo bugie, la nostra vita non è una bugia, capito? Non siamo qua a raccontarvi le cazzate, noi vi raccontiamo quello che ci succede nella nostra vita. Quindi non abbiamo nessun diritto di dirvi quello che dovete fare voi, noi siamo qua a dirvi quello che ci succede a noi. Comunque, io voglio solo dirvi una cosa. Ogni volta che loro ci vedono, fanno di tutto per mettercela nel culo. Fanno di tutto, fanno di tutto, fanno di tutto per mettercela nel culo. Ieri, vabbè, solo per dirvi, io ho dovuto pagare una somma come 10.000, adesso questo quant'è? Ieri mi hanno dato un'altra multa di 500 euro. Scusa, sarà 500 euro, sì. Ah, d'altronde io avevo anche i fogli, no? Avevo i fogli dicendo che io ero a lavoro, no? E dirà: vabbè, mi ha risposto, poi ne parlerai col tuo avvocato. Comunque io ho pagato una somma come 10.500 euro allo Stato, perché ogni volta che loro mi fermano vengo multato senza motivo, solo perché mi chiamo Rondo. E non vi sto prendendo per il culo, non avrei nessun motivo, non voglio neanche essere qua davanti a fare sta diretta del cazzo. Perché veramente penso che sia una cosa patetica, penso che le parole che sono su internet rimarranno su internet e che sono parole inutili. Quindi non voglio neanche essere qua a fare una diretta, voi pensatela come volete, pensate quello che volete, però io voglio solo dire che ogni volta che ci fermano, ogni volta, ogni santa volta che ci fermano, fanno di tutto per mettercela nel culo, fanno di tutto per mettercela nel culo. Comunque, ho dovuto pagare 10.000 euro di multa, 10.500 euro di multa. Per tutte le volte che mi fermano, mi danno botte di 500, 1.000, 1.500. E niente, ogni volta che ci fermano cercano di contestarci reati che non facciamo. E niente.